La Serie A femminile torna con la terza giornata dopo una settimana di pausa e dopo gli impegni della nazionale. La Serie A maschile giunge invece al quarto turno stagionale, weekend a pieno ritmo sui campi della massima serie con un programma complessivo di 20 sfide, tutte nella giornata di sabato. La vittoria dell'Ariosto Ferrara contro il Bressanone 26-20 nell'anticipo giocato l'11 ottobre scorso ha aperto di fatto la terza giornata della massima serie femminile. Occhi puntati sabato sul Palatacca, dove le vice campionesse italiane del Cassano Magnago affrontano le Stenze alla vigilia lombarda a caccia della seconda vittoria in questo campionato emiliano a punteggio pieno dopo i primi 120 minuti della stagione. Per le altre formazioni a quota 6 punti, ovvero Indeco Conversano, Leonessa Brescia e Iomi Salerno, il programma riserva impegni casalinghi rispettivamente contro Nuoro, Flavioni e Alimestrino. Globo Palace, Biopta Teramo e Olimpica d'Ossobuono si affrontano per i primi 3 punti della stagione, mentre l'ultima sfida in calendario in ordine temporale mette di fronte Messana e Casalgrande Padana, divise al momento da 3 punti. In Serie A maschile 13 sfide da giocare per la quarta giornata. Il big match si gioca nel girone A, dove si affrontano Loacker, Wolfsbank, Bozen e Pressano. Occhio anche a Trieste, Cassano Magnago, mentre passando al girone B, Romagna e Bologna United, entrambe imbattute, affrontano in trasferta Rapid Nonantola e Luciana Mosconi Dorica. Sfide esterne per il duo di testa del girone C, composto da Junior Raffasano e Team Network Albatro. I campioni d'Italia sono di scena sul campo della Lupo Rocco Gaeta, mentre il team siciliano affronta in trasferta il Benevento. Il match of the week di Pallamano TV punta i riflettori invece sulla Serie A2 maschile, dove i gironi B, C e D giocano la prima giornata stagionale. Su www.pallamano.tv, appuntamento dall'Extra Forum, dove la Pallamano Prato riceve la visita del Ferrara United. Gara in diretta a partire dalle ore 20.